Amici dell'Academy, da poco abbiamo avuto modo di mettere mano nell'ultimo capitolo della storica saga di Devil May Cry. Per sfruttare al meglio il nostro controller ci teniamo a darvi dei piccoli consigli che possono rendere l'esperienza di gioco più facile e piacevole all'occhio. Il primo punto lo tocchiamo con l'analogico sinistro. Essendo un gioco molto adrenalinico, avere la massima estensione di velocità nei movimenti ci dà un grandissimo vantaggio contro i nostri avversari. Abbiamo impostati i movimenti piccoli all'1% 0,3 seguiti subito dai medi con il 2% 0,36, dove, per azzerarli, ci impostiamo un 5% di zona morta così da avere un'unica curva dedicata ai movimenti lunghi per scattare e muoverci in maniera super fulminea. Devil May Cry 5 ha un sistema di telecamere abbastanza basilare, quindi ritoccando anche l'analogico destro possiamo avere un altro vantaggio. Abbiamo qui optato per l'eliminazione dei movimenti piccoli portandoli all'1% del 0,5 con una zona morta a 5. I movimenti medi invece li abbiamo spostati al 62% del 0,7 così da riuscire a muovere la telecamera di 360 gradi in modo più decisivo, così da tenere d'occhio i demoni che cercano di aggirarci per ucciderci. Abbiamo trovato molto utile sistemare anche la selezione delle shortcut. Quando utilizziamo il buon vecchio Dantes per utilizzare le sue abilità nel modo e in momento giusto, può farci vincere molto facilmente anche contro i boss più potenti. Di conseguenza, impostando nelle shortcut le freccette, ci permette di cambiare stili di combattimento a piacimento, senza dover andare a ricercare il D-pad, concentrandoci pure nel caricare il Devil Trigger per spaccare qualsiasi cosa. Quando utilizziamo Nero invece, sempre nelle shortcut, sul tasto M1 ed M2 abbiamo preferito mettergli il salto, su M3 ed M4 invece il tasto cerchio. Così, tenendo premuto il tasto R1, possiamo rampinare i nemici e continuare combo selvatiche che non lasciano scampo a nessuno. V invece lo abbiamo lasciato in balia dei propri demoni interni.